Io sono entrato in contatto con l'Hoffman 11 anni fa e poi ho fatto l'Hoffman 10 anni fa. Ho chiaro cos'era 10 anni fa per me e cos'è adesso. Io ero un insegnante di arti marziali e combattevo, ero un fighter, e dopo l'Hoffman ho imparato a coltivare questa parte più amorevole di me, e quindi meno aggressiva e più amorevole proprio verso i miei figli, verso tutte le persone che mi stanno attorno. Mi sento più il timoniere della mia vita, mentre una volta avevo tanti alibi. Attraverso l'Hoffman e attraverso un lavoro di ricerca interiore che l'Hoffman ha aiutato tantissimo a sviluppare, sono io che decido dove andare, decido come andare, e quando decido di non andare so perché non ho i mezzi e quindi mi illudo meno delle mie false possibilità, delle mie falsi talenti, e vado nella direzione dei miei talenti. Gli altri sono specchio di noi, soprattutto a quando qualcuno ci dà fastidio, perché non ci piacciono dei comportamenti degli altri, spesso sono comportamenti nostri che non riconosciamo. L'Hoffman è molto puntuale a farci vedere questa cosa. È un seminario che va nell'autoresponsabilità, che non hai più tante scuse da portare perché l'ho imparato dai miei genitori, perché sono fatto così. È come una barca che finalmente, la tua vita è una barca che ha una deriva e un timone che tu puoi indirizzare. Cambiare significa, in questo caso, orientarsi verso ciò che tu desideri fortemente nella tua vita. Avere gli strumenti per poterlo fare. Ecco, l'Hoffman regala strumenti per poter cambiare e indirizzarti dove tu vuoi essere indirizzato nella tua vita. Perché spesso gli impedimenti sono impedimenti virtuali che hai dentro da te, modelli e non riconoscimento delle tue qualità. La cosa strana che succede all'Hoffman è che ti riconosci molte più qualità che non riuscivi a riconoscerti prima e che invece hai. C'è molta chiarezza dentro di te dopo l'Hoffman su ciò che vuoi e ciò che non vuoi, su ciò che puoi fare e su ciò che non puoi fare. È come se nel mondo del lavoro adesso io avessi inserito più pace, più serenità, più armonia. Ma l'ho fatto perché volevo star meglio nel mondo del lavoro.